Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Questo sarà il video sui prodotti terminati del periodo, è da un sacco che non lo faccio, come al solito in collaborazione con la mia amichetta Martina, a cui mando un bacio grande. E ho saltato il mese scorso perché non avevo tantissimi prodotti da farvi vedere. Adesso devo dire che ne ho accumulati un bel po', quindi ho la mia bustina piena. E quindi insomma faccio questo video e vi faccio vedere che cosa ho terminato. Il primo prodotto di cui vi parlo è un balsamo ed è della Balea. Ve ne ho già parlato di questi prodotti della Balea nel video sui 10, no, 10 prodotti, 10 euro da spendere al DM. Questa è la linea più economica che trovate al DM, sono tutta una serie di shampoo, cioè ci sono diverse per diversi tipi di capelli. Questo io l'ho preso non ho idea di cosa sia, credo che sia per rigenerare e idratare i capelli. E è alla vaniglia e alla mandorla, ho amato, la profumazione è dolcissima ed è molto molto buona. Mi è piaciuto molto, addolciva bene i capelli e li strecciava. E io ve lo consiglio, vi consiglio molto di dare uno sguardo a questi prodotti perché costano solo 65 centesimi, sono senza siliconi, avranno dentro altre schifezze ovviamente, però mi trovo veramente bene. Quindi per ora ho provato solo due tipi, entrambi i due tipi mi stanno piacendo tantissimo. Poi terminati dei dischetti struccanti, anche questi non c'è molto da dire, costano poco. Questi qui sono quelli del Rossmann, vedete c'è il simboletto qui rosso, e devo dire che non mi fanno impazzire perché non sono cuciti, ma qui è diciamo un po' difficile trovare dischetti di cotone per struccare non cuciti, perché non so, non ne ho mai visti. Ora non so, forse magari ho cercato male io, però non mi sembra di averne visti, quindi vabbè, mi accontento comunque. Prossimo prodotto è uno shampoo, questo qui è dell'Alverde ed è uno shampoo per capelli grassi, quindi appunto per capelli che tendono al grasso. Io in realtà questo qui l'avevo preso da utilizzare ogni tanto perché ogni tanto, magari quando sono un po' sotto stress, ho la cute un po' più grassa, ho un po' più di forfora, quindi magari lo alterno. Infatti questo qui l'ho comprato non so quanto tempo fa, l'ho finito soltanto adesso perché appunto, come vi dicevo, io gli shampoo non li uso mai, sempre quello shampoo, tutte le volte che mi lavo i capelli, quindi li alterno molto. E non ho visto particolari cose positive né negative. Sicuramente Alverde fa un altro tipo di shampoo che mi piace molto di più, che è quello per la cute sensibile. Questo in realtà niente di che, è abbastanza insulso, ecco. Allora, ho messo dei prodotti terminati anche un dentifricio, non perché, cioè di solito non ve le faccio vedere queste cose perché, boh, a meno che noto qualcosa di particolarmente positivo o negativo, c'è alla fine un dentifricio, niente di che. Questo ve l'ho messo ed è il Colgate Max White Shine, questo qui, con micro cristalli. Sarà. E io ve l'ho messo perché questo qui fa veramente schifo. Ora, sinceramente, dice risultati in 14 giorni, mi sembra uno di quelli che ti dice che se lo utilizzi ti fa vedere i risultati in breve tempo. In realtà, non è tanto per il risultato quanto per il fatto che fa veramente schifo. Cioè, voi guardate, non so se si riesce a vedere, è estremamente colloso. Fa veramente schifo e praticamente non si riesce a chiudere e rimane così. La consistenza è proprio brutta, è molto, come posso dire, è proprio colloso. Veramente pessimo. Non credo comprerò mai più questo tipo di dentifricio. Tra l'altro, ne ho provato dopo di questo un altro simile che però non mi ricordo adesso che fine gli ho fatto fare, non mi piace assolutamente, proprio bocciatissimo. La consistenza è brutta, è troppo forte in bocca, poi sarà che io ho le gengive particolarmente sensibili, quindi no, proprio no. Poi, terminata anche l'acqua micellare della Garnier, questa qui, questa è quella per pelli grasse. Allora, questa acqua micellare è una storia. Quando ho finito lo struccante, non mi ricordo perché, forse lavoravo, forse non lo so, e non potevo andare io a comprare
lo struccante, quindi ho mandato il mio fidanzato. Gli avevo fatto vedere la confezione dell'altra acqua micellare, la prima che ho utilizzato sempre di Garnier, però era trasparente con il tappo verde. Se deve essere confuso, quindi ha preso il tappo bianco con la cosa verde e vabbè, insomma, me l'ha presa perché lui logicamente non è che si intende molto di queste cose. E comunque l'ho utilizzata, non male, come tutte le altre acque micellari della Garnier, io amo questo prodotto, mi piace un sacco, infatti finita ne ho già ricomprata un'altra di un altro tipo e costa poco, questa si trova in offerta anche a 3,99, quindi ne conviene assolutamente visto che sono 400 ml, quindi ottima, come al solito mi piace un sacco. Sento un po'. Poi ho terminato anche questo scrub della Balea ed è, non è uno scrub, sì, è uno scrub, qui dice peeling. Questo qui è l'unico scrub che si riesce a trovare qui, già abbiamo parlato ampiamente del fatto che qui non si vendono scrub e non so il motivo sinceramente. Fatto appunto, vedete, terminato, questo pure mi piace tanto, se non che ve l'avevo già detto probabilmente in uno dei degli altri video, insomma, quando l'avevo terminato l'altro, che praticamente dopo, quando sta per finire, rimane totalmente secco perché praticamente non si riesce a miscelare bene con la parte di olio. Questa è l'unica cosa, diciamo, negativa, per il resto è molto molto efficace e ho notato anche sinceramente che mi ha dato qualche problema nella zona delle cosce. A un certo punto mi sono diventate molto rosse e mi bruciavano tanto, quindi ora non so se forse ci sono andata un po' troppo io violenta, diciamo, nel massaggio o altro, quindi sono un po' così, non credo lo ricompro, aspetto che esce qualcosa, prima o poi arriveranno anche qui gli scrub per il corpo, se spera. E quindi ecco, questa cosa mi ha fatto un po' pensare, però l'ho notato soltanto una delle ultime volte e sono quasi sicura che ero stata io un po' troppo aggressiva in quel caso. Poi, altro shampoo che ho terminato è questo qui dell'Alverde, no, questo è dell'Alterra, che è quello al biomacadamia e olio di fico. No, è biofico? Sì, biofico. Fico, no, figo, fico. Questo mi è piaciuto tantissimo, sia per la profumazione, cosa strana, perché prodotti Alverde e Alterra, sinceramente, di profumazioni proprio, non è che proprio sono buonissime, però questo qui mi è piaciuto tanto perché la profumazione è molto delicata e molto buono. Questo è, penso, lo shampoo Alterra che mi piace di più. Serve appunto sempre per capelli secchi e rovinati e mi è piaciuto tanto, non secca i capelli e questo è molto buono, quindi questo mi piace molto. Voilà. Poi ho terminato anche questa crema per il viso, vediamo se riesco a farvela vedere integra, è della Rival de Loop, della linea naturale, diciamo, perché ha il 95% di ingredienti appunto naturali, quindi è senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti e insomma, sapete, ha una formulazione abbastanza buona. Non ho l'inci, se riesco a trovarlo ve lo lascio da queste parti o nell'info box, quindi potete così dargli un'occhiata. Mi è piaciuta tantissimo questa, come anche la crema quella della Balea. Cioè, la Balea ha una linea simile, sempre con il 95% di ingredienti naturali. Sono quasi sicura che la formulazione sia la stessa di entrambe perché sono estremamente leggere sulla pelle, vanno benissimo da utilizzare come base per il trucco perché quando la metti, cioè quando io la metto, sento proprio la mia pelle che la beve, come si può dire, proprio la assorbe completamente e la lascia comunque idratata, asciutta, è fantastica, veramente mi piace un sacco. Queste costano anche poco, quindi io sinceramente le ricompro, mi piacciono molto e insomma le alterno, però di base ce l'ho, è un prodotto su cui posso fare affidamento. Ho terminato anche questa schiuma detergente della Balea, questa pure mi è piaciuta molto, questa è ideale per pelli secche e molto buona soprattutto la profumazione, e anche se devo dire che alla fine, veramente buona,
anche se alla fine mi si è un po' rotto la pompetta, però vabbè, insomma, sono riuscita comunque a terminarla. Mi è piaciuta molto, lascia la pelle molto profumata, molto liscia, morbida e pulita, quindi è veramente molto buona. Costa anche questa molto poco, mi sembra costi 1,90 euro circa e mi piace un sacco. Mi dispiace che in questi miei video vi faccio vedere praticamente quasi solo prodotti che in Italia non si trovano, però stando qui sono prodotti estremamente economici e molto validi secondo me, quindi mi servo di queste cose, quindi scusatemi. Questo prodotto invece si trova in Italia, è il deodorante della Nivea, quello anti-stress, diciamo, sì, Stress Progress Pro Protect. Questo mi piace tantissimo, penso che sia l'unico che mi fa rimanere, soprattutto nelle giornate più calde, più piafose. Ecco, qui non è che ce ne sono tante, finora le possiamo contare sulle dita di una mano, però nelle giornate appunto più calde questo è l'unico che mi tiene fresca e profumata, quindi senza puzzare, senza far traspirare odori poco carini per tutto il giorno, veramente tutto il giorno, cioè dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 6 io sto tranquilla con questo. Ed è l'unico perché ne ho provati tanti, ho provato il Dove, ho provato anche quelli un po' più a Boninci, però non ce n'è proprio, questo qui è l'unico che mi regge. Stessa cosa, oddio, che è successo qui dentro? Si è tipo rovesciato qualcosa, è impregnato tutto bene. Stessa cosa, anche questo mi tiene molto profumata e molto pulita ed è della Breeze ed è freschezza talcata. Questo mi piace tantissimo. Questo me l'ha portato mia mamma quando è venuta qui a trovarmi e l'ho terminato. Mi piace da morire, quindi purtroppo non si trovano questi, a meno che. Non so, io non li ho mai visti. E, questo è molto buono, soprattutto per la profumazione e dura un sacco. È un altro di quei prodotti su cui punto quando fa molto caldo. Poi, che altro? Ho terminato anche questa mini size di questo bagno doccia della Trickle Moon, credo si chiami così. Ed è un bagno schiuma al ginger. Oddio, come si dice in italiano? Zenzero, ecco, ok, l'ho trovato. Molto buono, questi hanno dei profumi buonissimi. Credo che proverò anche un formato più grande perché mi è piaciuto molto, lascia la pelle molto morbida, molto profumato. Oddio, non è un profumo che persiste dopo che è finita la doccia, però durante la doccia dà veramente un buonissimo profumo e insomma, mi ha dato un'ottima impressione per essere un bagno schiuma. Poi altri dischetti struccanti, questi della The Makeup, che sono della linea Expert, erano quelli grossi, li avevo presi perché erano in offerta, semplicemente perché sinceramente i The Makeup costano un po' troppo per i miei gusti, ecco, io ci spendo molto poco per il cotone, insomma, per pulire il viso perché non lo so, secondo me non ne vale la pena spendere tanti soldi. E sinceramente questi qui non mi hanno dato nessun punto in più rispetto a quelli che costano 50 centesimi. Questi qui costano tipo 2 euro, io l'avevo preso in offerta a 99 centesimi, ma sinceramente no, non valgono 2 euro assolutamente, non mi sono piaciuti. Altro prodotto per la cura del viso che ho terminato è l'acqua micellare che mi aveva fatto Mary, qui su YouTube è Fairy Mary, a cui mando un bacio grande e ringrazio ancora. Questa acqua micellare è buonissima, alla camomilla, aveva un profumo molto delicato, lasciava il viso molto morbido, molto pulito, non bruciava assolutamente negli occhi, veramente fantastica. Ho terminato sempre delle sue cose meravigliose il detergente per il viso. Questa era la mousse per pulire il viso, anche questa una cosa fantastica, veramente morbidissima. Questa poi aveva un profumo fantastico. Veramente, lasciava il viso morbidissimo, puliva proprio bene, cioè veramente dei prodotti strepitosi, li potrebbe tranquillamente mettere in commercio, già gliel'ho detto. Ora, siamo arrivati al make-up dove, attenzione, ho terminato ben tre prodotti. Parliamone. Il primo è la mia adorata Manga Brow, che ormai è giunta al termine, non riesco più a temperarla e.
rimarrà così, ahimè. E mi dispiace un sacco, è una delle matite per sopracciglia migliori che io abbia mai provato, veramente un'ottima tenuta, un'ottima scrivenza, insomma mi piace tantissimo. Peccato che il fatto della doppia punta, soprattutto in questa colorazione che era quella, non so come si chiama, è quella che era color rosina, la penna, la matita, non so perché abbiano scelto di fare due colorazioni in una, cioè nel senso, lo so, una serviva tipo a disegnare il contorno e l'altra l'interno, però secondo me non è proprio un'idea molto intelligente, secondo il mio modesto parere ovviamente, perché almeno in questa qui le due colorazioni erano praticamente identiche, quindi secondo me se avessero fatto un'unica punta io forse sarei riuscita a utilizzarla un po' di più. Comunque ottimo prodotto, mi piace tantissimo, non metto in dubbio, cioè potrei forse ricomprarla magari quando torno a Roma, non lo so, vediamo. Altro prodotto di make up finito, il correttore, questo qui di Maybelline, l'Instant Anti-Age, questo mi piace tantissimo, è stato uno dei correttori migliori mai provati, ormai è terminato, non esce più, poverino, gli avevo tolto la spugnetta, qui avevo la spugnetta perché mi dava l'idea che era un po' una cosa un po' zozza, che era sempre pieno di prodotto, imbevuto, insomma non mi piaceva, e quindi l'ho tolta, però il prodotto è veramente fantastico, si uniforma benissimo con la pelle, la lascia, non lascia striature, non evidenzia le pieghette, è veramente buono come prodotto, molto leggero soprattutto, quindi sì, super, super promosso, potrei anche ricomprarlo, però ecco, questi prodotti sì, mi piacciono, io faccio questi video soprattutto per ricordarmi dei prodotti, perché mi piace provare nuove cose, nuove formulazioni, nuovi prodotti, nuovi marchi. Però ogni tanto quando magari ho bisogno di qualcosa per un evento, per qualche cosa, almeno so che posso ricorrere a quel prodotto e sono sicura che sto bene, ecco. L'ultimo prodotto terminato, prodotto di make up, è la Mineralize Skin Finish di MAC. Questa nella tonalità medium. Vi faccio vedere che è terminata, ahimè. Allora, questo prodotto, parliamone, mettiamoci comodi, mi è piaciuto, però deve essere utilizzato da solo oppure con una crema colorata sotto, quindi non assolutamente con il fondotinta sopra, sotto, quindi non sopra il fondotinta, perché secondo me l'effetto è un po' troppo. Però ecco, io lo utilizzavo con la BB Cream dell'Altera, che sto utilizzando anche adesso, che in realtà non mi piace tantissimo, però con questo devo dire che era la gomma era fantastica, perché era bellissimo sul viso, da un finish molto, molto bello, molto, come si può dire, molto naturale, è veramente veramente bello come finish. Costa però troppo secondo me per quello che è alla fine, sto cercando una cipria simile che costi un po' di meno, se riesco a trovarla, speriamo, e in ogni caso mi sono trovata bene, ecco, peccato per il prezzo, perché se costasse di meno sicuramente l'avrei ricomprata. Questo era tutto, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.